Pronto? Nino, ciao. C'è qualcuno lì con te? C'è un'altra donna, vero? Sei il solito, ti conosco, sei un porco. Io un porco, Marina? Ma che stai dicendo? Sì, e sei pure paranoico. Ma quale paranoico? Quale paranoico? Che caldo mostruoso che fa, ragazzi. Ha messo su pancia. Ma tu hai visto come si mangia qua? È solo che qua è pieno di sbirri. Vedi proprio adesso una macchina, se ne sta andando. C'era uno che per me era sbirro, ce l'ha stampato in faccia e si presenta con la moglie, figli, cani, hai capito? Cercano di fregarmi, travestite da gente normale, sbirri e spioni, che fanno di tutto per fottermi. Ma a me non mi fottono, Marina, non mi fottono. Hai capito? Sbirri e spioni. Sei tu che li vedi dappertutto. E allora, Giovannino, si può sapere qual è sta sorpresa? A ghiera a pesciare. Sì, sì. Va a pesce, va a pesce. Sacco da sapiedi. Che sei una cosa? Non mi piace tutto questo cazzo di mistero. Cosa pago? 30.000. 30.000? Se mense whisky, tutto ghiaccio e niente whisky. Locale di merda. Ecco qua. Gino, io qua non ci vengo più. E perché? Perché questo deve essere il locale degli sbirri. Ecco perché non ci viene nessuno qua. E questo voi due lo sapevate. E mi ci avete portato apposta per provocarmi. Santino, ah? Siete stronzi. Lo sapete che vi dico io. I taffali in tuo culo tutte e due. Amo nenne. Ma tu sei proprio fissato. Ma perché dici sti cose? Gino. Eh? Ad esempio, questi che stanno passando, guarda questo qua. Cui? Questo c'è la faccia da sbirro. Tu sei sbirro, via, due. E poi c'è la scritta in faccia che sei sbirro. Ma cosa dici? Tu sei sbirro. Amore, andiamo, lasciali perdere. Signore, una battuta, senza offesa. Gino, che c'è? Comunque a me questo posto non mi piace. Stai calmo, non succede niente. Qua c'è un'area che non metterà bene. Che cosa che non ti piace? Se non ci piace a Nino, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Questo è pericoloso, eh. Ma non vai a casa. Se ti vieni a casa, levati via la manza. A fare un tocco, qualche ghiogno di Cristo va ammazzare tutti. E muori un cane. Entrati. Questo posto non mi piace. Perché? Perché non siamo soli. Ma sei proprio paranoico. Io sono paranoico. E finisci. E tu capisci un Kaiser. Ragazzi, stanno salendo. Però c'è qualche cosa che non funziona. Cos'è che non funziona? Non funziona, te disse. Tutto funziona. Non funziona niente. Io non sogno pazzo, Gino. Io lo sento a pelle. E devi credere. Pure io non sogno pazzo. Tutto non a posto, piace. Non sta riuscendo. Gino, che vuoi? C'è puzza di sbirre. Tempo? 11 minuti da adesso. Sta facendo inversione. Io vado dritto, se no questo se ne accorge. Eppure secondo me c'è qualche cosa che mi fa film con la luce, Levietta. E tu innerà a casa. E tu innerà a casa. A casa. Ho fatto inversione, lo seguo. Cazzo, questo torna a casa, attenzione. L'ho aperta. Via, 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 via. Sta arrivando. Siamo sotto casa. Ha parcheggiato. Un pezzo di merda. Io sogno pazzo, paranoico, vabbè. Io sogno fuori, spustato di cede di vento. E io controllo la casa, che non puoi essere. Controllo la casa, non è una casa, non l'ho capito. E io controllo. Macchina.
Minchia, due mandate. Lo sentivo. Lo sapevo. Un genio sono. Io da giovane ce lo so. E quando mi fotte da me, eh? Ne scete, fatemi vedere. Cos'ete? Facciamo una presentazione! Chi è entrato a casa mia? Chi è venuto? Eh? Gli sbirri? Eh? Tre mandate ci ho dato alla porta, tre mandate! E ne trovo due, perché? Qualcuno è venuto. A fare che cosa? Eh? A mettere qualche cosa qua a casa mia? La microspia! Allora mi sentite? Allora cerchiamo questa microspia. Cerchiamo la microspia, io lo so che ha cercato la microspia. Ora bisogna cercare di capire dove l'avete messo la microspia. E noi adesso la troviamo. Mi senti per gli scaltri? E se siete venuti a casa mia, un motivo ci deve essere. E questo che noi adesso lo troviamo. E io qua sono. Mi sentite? Lo so. Che cazzo è? Un potete tasare! E allora io qua sono! A vostra completa disposizione! Nino Noè è a vostra disposizione! E voi dove siete? Voi ci siete, siete nascosti! Dove siete? Mi spiate, mi guardate, mi ascoltate! E se mi ascoltate vi dico che questa è casa mia, la mia alcova! Divieto d'entrata, violazione del domicilio! La legge lo dice! Io pago le tasse! Il vostro stipendio, dei miei soldi di onesto cittadino ve lo dà! Attenzione, che se mi trovate dentro, io vi sparo in bocca direttamente, non vi pago mai! Sì, pronto, Gino, dimmi. Chi c'è? Sì, allora? Ah, sei OPAP, e tu mi sei soltanto a mangiare. Mancia, fotta, devetti! Va bene pure tu, no? Non posso venire, non ce l'ho fame. C'ho da fare. Ti saluto. Vaffanculo pure tu. L'amici. Nino. 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 Tu sei paranoico, tu sei pazzo. Ah, io sono pazzo. E tu invece sei scarso. Tu sei furbo, tu sei intelligente. E io sono paranoico. Ce la stanno mettendo in culo, Geno. E tu non capisci un cazzo. Perché sei piccolo? Perché sei ritardato? Un sogno io, pazzo. Sei tu, pazzo, tra la testa di minchia, sei. Allora, che va a comandare? Oh, stiamo sbloccando la sata! Sei adagio, adagio, sei adagio. Fermo! Ma è sostimato! Lo sapevo, lo sapevo! No, io, lo sapevo! Tieni la mano sulla testa! Lo sentivo! Ha finito tu sushi, pesce! Minchia, ha finito tu sushi, pesce! Scendi dalla macchina con le mani in alto! Lo sapevo! Farmi fatto le cose, ma perché? Perché? Un coglione! Ti muovere, spara! Scendi! Con la testa, con la testa di minchia! Il paranoico! Io sono il pazzo, eh! Io avanti, vedo fantasmi! Forza! Io vedo sbirri, eh! E infatti sbirri a davaro! Le manette, dai! E metti queste manette! Farmi fottere come una minchia così! Bravi, bravi siete! Siete state bravissimi! Sono io che sono come una minchia a davaro! Bastardo disonesto a cui nudo primo io! Bravi! Merde! Veloce! Bravi! Merde! Oggi l'onore non esiste più. E infatti se questo pentimento da parte loro oggi è onore, allora io mi pento con vero onore davanti a mia madre e a Dio. Il loro amore non potrà trovare ostacoli. Per quanto riguarda tutto il resto del mondo, so bene che non potrà perdonarmi per quello che ho fatto. E ringrazio il cielo che non ci ho avuto figli, non avesse avuto il coraggio di guardarli in faccia.
con vergogna mi fermo. Non è Antonino. Ed affare un tocolo tutto quanto siete. È un motivo cane.